Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo nel percorso che porta tutti i pellegrini alla cella, la cella numero 1 di Padre Pio da Pietrelcina. Vedete in questo indirizzo di posta elettronica in sovraimpressione per le vostre storie, le vostre testimonianze, come ha fatto Giuseppa, una moglie, una mamma cresciuta credente, ma non ha conosciuto Padre Pio fino all'età di 23 anni, ci racconta. Vive in Germania con il marito, i loro due bambini piccoli, la solitudine è la sua costante compagna, mentre il marito lavora incessantemente. In quel periodo la sua vita viene segnata anche dalle visite dei testimoni di Geova, che cercano di convincerla a seguire la loro dottrina. Un giorno suo fratello porta a casa una rivista che parla di Padre Pio, dei suoi miracoli. In un momento di confusione spinta dall'influenza dei testimoni di Geova, Giuseppa prende la foto di Padre Pio e la strappa. Ma come racconta, penso che Padre Pio mi abbia perdonato. Questo gesto la porta ad allontanarsi dai testimoni di Geova, iniziare così un nuovo cammino di fede. Nel 1988 la famiglia di Giuseppa torna in Italia, qui inizia a conoscere meglio Padre Pio, ascoltando ogni trasmissione televisiva che parla di lui, pregandolo con fervore e soprattutto pregando Gesù. Gli anni passano, i suoi figli crescono, Giuseppa non smette mai di pregare, soprattutto durante periodi difficili e di prova. Uno di questi momenti arriva quando sua figlia attraversa un periodo molto brutto, racconta. La mamma prega incessantemente, affidandosi a Dio, alla Madonna, all'intercessione di Padre Pio. Una mattina, mentre segue la Santa Messa in TV, Giuseppa si ritrova a pregare Padre Pio con tutto il cuore. In quel momento le racconta, sente chiaramente una voce nel suo cuore. Prega, che ti faccio la grazia. Proprio sente dire queste parole in dialetto siciliano. Queste parole la scuotono profondamente, ma allo stesso tempo le donano serenità, fiducia. Sa di aver sentito realmente quelle parole, che la grazia arriverà presto. Le condizioni della figlia migliorano pian piano e Giuseppa così è certa che le sue preghiere siano state ascoltate. Febbraio 2013, qualche settimana dopo aver sentito questa voce dentro di sé, Giuseppa fa un sogno straordinario. Vede Papa Giovanni Paolo II vestito di bianco, pieno di gioia, timidamente gli chiede se può salutarlo e lui con un cenno le dà il permesso. Giuseppa si avvicina, le bacia la guancia e lui le sussurra di continuare a pregare, continuare ad affidarsi a Dio. Al risveglio è piena di gioia, consapevole che il sogno del Papa è collegato alle parole che aveva già sentito prima nel suo cuore da Padre Pio. La sua fede cresce ancora di più e Giuseppa scopre la Divina Misericordia attraverso il diario di Suor Faustina. 2013 è anche un anno di sofferenza, suo marito affronta diverse malattie, interventi, perdendo la vista di un occhio. Nonostante la difficoltà, la famiglia supera tutte le prove e così lei promette di venire qui a San Giovanni Rotondo per ringraziare direttamente Padre Pio. Con il passare del tempo la vita sembra tornare serena. Sua figlia si laurea, si sposa e durante il giorno del matrimonio in chiesa Giuseppa nota un piccolo quadretto di Padre Pio, una conferma a quella grazia che ha ricevuto. Dopo alcuni anni lei e suo marito mantengono quella promessa, San Giovanni Rotondo, ecco, ringraziare Padre Pio. Sono felici, ma la loro felicità dura poco. A fine 2022 il marito si ammala di un grave male, la famiglia prega intensamente, il figlio di Giuseppa sogna Gesù misericordioso che gli chiede di scrivere direttamente al Papa. Il figlio segue il sogno e sorprendentemente riceve una risposta da Papa Francesco, che assicura le sue preghiere per la famiglia. Tuttavia Giuseppa sente un grande silenzio nel suo cuore. Dopo 6 mesi di sofferenza, suo marito muore, lasciandola così con un dolore profondo. Nonostante la devastazione, Giuseppa non perde la fede. Ho tanto bisogno di preghiere per me e per la mia famiglia, scrive con un pensiero carico di speranza. Sa che Dio conosce i suoi bisogni e si affida completamente a Lui, chiedendo la forza per andare avanti e sostenere così suo figlio. Con coraggio Giuseppa mantiene la promessa di condividere la sua testimonianza con tutti noi, nella speranza che la sua storia racconta possa portare conforto e fede
a chiunque ne abbia bisogno.